Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno? Era da tanto tempo che non ne facevo uno, perché in realtà il mese di dicembre l'ho un po' dedicato alle idee regalo, però adesso dai, riprendiamo questi video che so che vi piacciono tanto. Allora, oggi vi faccio vedere delle cose buonissime, partiamo subito dalla colazione. Vi faccio vedere come fare questo plum cake al caffè e al cacao. Ve l'ho fatta vedere su Instagram e vi è piaciuta tantissimo questa ricetta. Allora, mettete all'interno di una ciotolina del cioccolato, circa 15 grammi. Ovviamente tutte le dosi le potete trovare nell'info box. All'interno ci mettete una tazzina di caffè e lo sciogliete. Sciogliete il cioccolato e lo mettete da parte. In un'altra ciotola grande ci mettiamo 3 uova e lo zucchero, che dovrebbero essere 150 grammi. Poi mescoliamo con le fruste fino al raddoppio del suo volume e iniziamo a metterci all'interno l'olio di semi, 120 grammi di olio di semi di girasole. Dopo aver messo l'olio, ovviamente ci mettiamo anche la farina. E una bustina di lievito per dolci. A questo punto prendete uno stampo da plum cake, possibilmente da 28 cm. Questo invece è più piccolo perché è un po' più alto, è 23-24 cm, ma è più alto. Quindi a me verrà comunque un po' più alto, se avete quello da 28 vi verrà un po' più basso. Mettete una parte del composto, l'altra parte invece l'andate ad unire al cioccolato e al caffè che avete tenuto momentaneamente da parte. A questo punto versate anche la parte scura sulla parte chiara e iniziate a mescolare con una forchetta per creare quell'effetto marmorizzato. Questo va in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Fate sempre la prova dello stecchino per vedere se è pronto. Ogni forno è diverso, quindi è importante comunque dare uno sguardo a plum cake dopo i 30-35 minuti. Una volta freddo lo ricopro con dello zucchero a velo e questo è il mio plum cake al caffè. Ragazze, dovete assolutamente provarlo perché è buonissimo, morbido e perfetto per la colazione. Passiamo al pranzo. Questo ho già fatto un risotto al cavolo cappuccio viola. L'ho trovato all'Eurospin e ho voluto subito provarlo. Devo dire che mi ha sorpreso questo cavolo perché in realtà non l'avevo mai provato. È veramente delicato e buonissimo per il risotto. Allora, tagliate il cavolo, lo mettete all'interno di una pentola con dell'olio e la cipolla, lo fate un attimino appassire, dopodiché ci mettete il riso per farlo tostare qualche minuto. Dopo averlo tostato, ci mettiamo anche un bicchierino di vino bianco, lo facciamo sfumare qualche minuto, anche qui una decina di minuti. Dopodiché iniziate a mettere il brodo vegetale e mescolate e aggiungete fin quando il riso sarà cotto. Dopodiché io ho messo un po' di parmigiano e ho mantecato con una noce di burro, quindi il classico risotto. E vi dicevo, mi sono innamorata di questo cavolo cappuccio viola perché oltre a dare un colore meraviglioso ai nostri piatti è davvero molto delicato e saporito, quindi assolutamente promosso. Adesso vi faccio vedere uno snack davvero facilissimo da fare, velocissimo e che vi piacerà un sacco. Sono questi tartufini al cocco e yogurt. Occorrono tre ingredienti, praticamente semplicemente del cocco grattugiato, 3-4 cucchiaini di yogurt bianco e ovviamente la consistenza poi la dovete vedere un po' voi perché deve avere una consistenza appiccicosa, quindi dai 3-4 cucchiai. Poi ci aggiungiamo anche un cucchiaino di miele o altro dolcificante se preferite e iniziamo a creare le nostre palline. Diciamo che facendole piccole dovrebbero venire fuori circa 8 palline. A questo punto mettetele nel freezer almeno 30 minuti e sciogliete in una ciotolina circa 60 g di cioccolato fondente. Tirate fuori le palline dal freezer belle fredde e iniziatele a ricoprire di cioccolato. In questo modo il cioccolato si rapprenderà molto velocemente, quindi saranno già pronti da mangiare gli snack. Non dovete aspettare che si raffreddi la cioccolata perché le palline sono congelate. E questo è il mio snack. Come potete vedere è davvero semplicissimo e poi è anche sano e non è assolutamente uno di quei dolci pesanti, ecco. Passiamo alla cena. Una cosa molto semplice, ho preparato una frittura di calamari.
e mi sta piacendo un sacco friggere perché ho scoperto il termometro da cucina che mi fa fare delle fritture spettacolari, davvero croccanti e non per niente untuose. Allora, i calamari li ho sciacquati, li lascio asciugare su un piatto con della carta assorbente, dopodiché metto a scaldare l'olio, olio di semi di girasole, e lo porto ad una temperatura di circa 170 gradi, che è la temperatura ideale per friggere. Ragazze, comprate il termometro da cucina perché vi servirà, soprattutto se iniziate a seguirmi in questo mese, vi servirà assolutamente come il pane. A questo punto, mentre l'olio arriva a temperatura, metto in una ciotola il pesce e vado a metterci all'interno la semola, perché dalla frittura, diciamo, più croccantezza. Quando l'olio è arrivato a temperatura di 170 gradi, vado a versarci dentro il pesce e lo lascio, non lo muovo, assolutamente non metteteci nulla dentro, perché altrimenti l'olio poi scende di temperatura. Lasciatelo friggere fin quando diventerà dorato. Allora, questo è tutto, spero tanto che il mio What I Eat in a Day vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere giù nei commenti, lasciatemi tanti like, io vi aspetto anche sul mio Instagram, le ricette di Jennifer, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!